tratta di un disco sperimentale. Quello che presenteremo questa sera è un progetto che è nato 2 anni fa praticamente, 1 anno e mezzo fa, nella primavera del 2013. Ci sono voluti praticamente 2 anni di lavoro per portare avanti questo progetto e concluderlo con l'uscita del disco, che è avvenuta solo ieri. E oggi lo presenta qui Marco Maffei, decide di farlo qui. Lui è il produttore e anche quello che ha fatto nascere l'etichetta, la label, che è quella di Radio Spia e che si proietta soprattutto verso i mercati internazionali, verso l'estero. Ma Marco Maffei, che di Foggia, ha deciso di presentare proprio qui il suo progetto. Oh fortuna, vert luna statu variabilis, semper crescis, aute crescis vita detestabilis. Radio Spia è una label, o meglio un'etichetta. Che cos'è un'etichetta? Un'etichetta non è uno studio di registrazione, non è uno che stampa i dischi o le cassette, ma è un apparato che si occupa di fare da interfaccia creativa tra le idee degli artisti e il mercato degli acquirenti, gli ascoltatori. In questo caso io ho semplicemente fatto da tramite tra una visione degli artisti e quello che secondo me può essere un mercato utilizzabile. Ho avuto una curiosità, ho tenuto un briscio, come si dice, avendo notato la estrema modernità di un testo molto antico come quello di Carmina Burana, specialmente quello di O Fortuna, che è l'inizio e la fine dell'opera di Orff. Ho pensato che a Carl Orff avrebbe fatto molto piacere svecchiare un attimo quella sua interpretazione. Non capturat et dum curat ludo mentis agiam, potestatem dissolvit ut placem, fors in manis. Una statu variabilis, semper crescis, aut decrescis, vita detestabilis, nunc obturat et nunc curat, ludo mentis agem. Egestatem, potestatem, dissolvit ut placem, sors in manis et in anis, rota tu volubilis, status malus, vana salus, semper dissolubilis. Carmina Burana sono una raccolta di testi poetici medievali dell'undicesimo e del dodicesimo secolo, prevalentemente in latino, tramandati con un manoscritto contenuto in un codice miniato. Essi includono 4 sezioni che scrutano in profondità la condizione terrena, rappresentando un'umanità che vive tra i rovesci della fortuna, le passioni, le gioie conviviali, la brama di ricchezza e la corruzione. Per questo motivo il mondo medievale, con il suo interrogarsi sulla natura e sui destini dell'uomo, non appare poi tanto diverso da quello contemporaneo, nell'affermare che tutto corre dietro al denaro e che non c'è spazio per Dio. Ma io avevo la possibilità di scegliere tra alcuni frammenti di Carmina Burana, essendo violinista e venendo dalla musica classica, ho eseguito tante volte in Carmina Burana, quindi ho preferito non usare il frammento Fortuna che io ho nelle orecchie da sempre, e quindi ho usato un altro frammento perché ha un titolo, un movimento che ha un titolo in tedesco. Che era molto interessante anche nel testo. Il testo di questo brano dice: io se fossi padrone dell'universo intero rinuncerei a tutto pur di stare un giorno nelle braccia della mia regina. Infatti il brano
Il mio intervento si chiama The Queen in My Arms. Questo movimento mi colpisce perché ha una carica ritmica molto esplosiva, un utilizzo degli strumenti molto particolare e quindi mi interessava lavorare su questo materiale.